cittadina di Locri ha poco meno di 13.000 abitanti e sorge in riva al mare in territorio provinciale di Reggio Calabria. Il nome attuale ricorda quello dell'antica Locri Epizefiri, una colonia greca fondata sul finire dell'VIII secolo e i cui imponenti resti archeologici si possono osservare poco più a sud. Il paesaggio che caratterizza la borgata si compone di verdi pianure e di dolci colline argillose che costituiscono le estreme propaggini dell'Aspromonte e dove si coltivano uliveti, frutteti, agrumeti e ovviamente il famoso bergamotto di Calabria. Quella di Locri Epizefiri è una storia millenaria e molti sono stati gli illustri personaggi che vi ebbero i natali. Tra di essi ricordiamo il legislatore Zaleuco, la poetessa Nosside, il poeta Carilao, gli atleti Euricle ed Eutimo, il filosofo pitagorico Timeo, il medico Filistione, il musico e poeta lirico Senocrito e molti altri ancora. Il rapporto tra l'antica Locri ed il mare ha caratterizzato sin dagli albori la storia della colonia. Al loro arrivo, i Greci si stabilirono dapprima presso il promontorio Zefirio per poi spostarsi sulla vicina collina delle Sopis. Il toponimo Locri Epizefiri, che distingue i Magno Greci dai Locresi della madrepatria, conserva proprio il ricordo di questo primo stanziamento. Il promontorio Zefirio, identificabile con l'attuale Capo Bruzzano, deriva il suo nome dal vento proveniente da ovest e funse da luogo di approdo e di sosta lungo le rotte di cabotaggio che i Greci utilizzavano ancor prima delle fondazioni coloniarie, forse anche con funzione di emporio. È bene iniziare la visita dal museo. Inaugurato nel 1971 come antiquarium, poi divenuto Museo Archeologico Nazionale, è organizzato su due livelli. In quello superiore sono collocati, secondo un criterio topografico, i principali reperti attribuibili all'età del ferro e alla città magnogreca. In particolare, i corredi provenienti dalle necropoli Lucifero e Parapezza, i materiali provenienti dal santuario di Persefone, tra cui i famosi Pinaches in terracotta, quelli riferibili al santuario di Afrodite, i ritrovamenti relativi agli scavi condotti nel quartiere di 100 camere, i reperti provenienti da Marasà, Grotta Caruso, Casa Marafioti, dall'archivio di Zeus Olimpio e dal teatro. Nel livello inferiore, a pian terreno, sono conservati i reperti di dimensioni maggiori, tra cui elementi architettonici, sarcofagi e cippi funerari. All'età romana e tardo-antica è invece dedicato un apposito spazio espositivo collocato all'interno dell'area archeologica, al primo piano del cosiddetto Casino Macri, una masseria ottocentesca che ingloba parti di una struttura termale privata di età romana. Qui, tra i reperti più significativi, vi è la statua ritratto in marmo raffigurante un togato. La visita a Locri prosegue poi all'interno del parco archeologico, dove sono stati allestiti quattro differenti percorsi che coprono l'intera area archeologica. Di questi, il primo attraversa le strutture difensive della città, il Tesmoforion e l'area sacra di Marasà. Il secondo conduce alla Porta Portuense, alla Casa dei Leoni con il sacello di Afrodite, alla Porta di Afrodite, al quartiere di 100 camere e alla cosiddetta Stoa Adu. Un terzo sentiero è dedicato all'area dove forse sorse il foro e un edificio termale di età romana. Il quarto percorso conduce in località Dromo, dove vi sono i resti ben conservati di un tratto di mura cittadine, e in località Pirettina, per ammirare il teatro greco-romano.